tirale via. Così riesce da solo. Devo mettere così. Mi allontano così almeno esce. Però aspetta. Ok. Vediamo se esce. E buonanotte. Non avevi fame? Vieni. Vieni. Ma mica si fa così. Adesso si deve ambientare. Però le due porte le devi chiudere. Perché sennò... Le sabbiette, due sabbiette, questo qua per mettere i disegni dentro, trasportino e il mangiare, questo 1-4 mesi, il Royal Canin, speriamo che, ma in teoria dovrebbe essere una macchina. Adesso deve esplorare in giro, mamma mia, mi viene l'ansia. Io lo metto lì. E poi lì l'ho messo l'acqua e il cibo. Adesso vediamo. Si nasconde. Io ho preso altri cosi. La cuccetta da 25 euro in promozione invece di 30. Poi ho preso due giochi. Questo è un pupazzo.
che giocare. 3,50 euro. Questa 90 centesimi è una pallina che suona con la piuma. Vediamo se ci gioca. E la copertina, dato che è piccolina, mi hanno detto che deve avere la copertina e la gabbietta. Allora, la lettiera, quella lì, è costata 24 euro, quella trasparente. Invece il trasportino 22, le ciotole così abbinate 17, quello sotto per l'acqua e non sporcare per terra 4 euro. E poi ho preso la sabbietta, che è quella dentro, 10 euro, due pacchi. Totale 140. Comunque, lei è la nuova arrivata, è una femminuccia, ma devo ancora scegliere il nome, come si deve. Adesso apro questi e vediamo se ci gioca. Li ho sistemata così per il momento, perché deve ancora ambientarsi. Gli ho messo il cibo, l'acqua, perché giustamente sta in cucina, e per il momento io ho messo la cuccia con la coperta e i suoi giochi, che però per adesso non ci gioca, tranne quello lì. Stranamente gioca quello. Vai vicino, vai a vedere se scappa. Ma che testata che si è presa.
di incastrare come ho fatto quella lì, mi raccomando. Sì, ma qui, bella, piano, piano. Vuole che gioca. Scusa. Non sta cagando. Oh, però non ho fatto Versia. Ho visto. Ah, non gli ho detto del mangiare della lettiera. Come fanno a mangiare in due lì? Tanto, vabbè, di stasera. Aveva fame. Mamma mia, pensavo peggio. E invece? Flash. Sta giocando con l'acqua. Un attimo davanti. Guarda che c'è. Sì, perché dormono. Lei vuole solo giocare. Guarda chi c'è. Piano. Non gliene frega. Non devi ancora conoscere. Scusa. Oggi è il 14, giusto? 14 maggio. Direi che si dorme così, invece di dormire sotto la cuccia, dormono sopra la cuccia. Vabbè, almeno la usano. Prima lei non la usava, adesso la usa. Vero che la usi, bravo. Ti lascio dormire. Io intanto faccio quello che devo fare.